Uomini e donne, anticipazioni febbraio, Maria Cheida vorrebbe parlare con Riccardo. Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne trasmesse durante il mese di febbraio in TV. Le anticipazioni rivelano che, durante la registrazione del 28 gennaio, Maria De Filippi ha fatto una confessione su Ida Platano, rivelando che la dama siciliana vorrebbe parlare col suo ex Riccardo. Intanto, Guarnieri si è ritrovato al centro delle polemiche per il suo rapporto con Gloria. Questa volta, si sono ritrovati a prendere una decisione finale. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne del mese di febbraio 2023 rivelano che in studio Riccardo è stato attaccato da Gloria, perché in settimana il cavaliere avrebbe contattato sui social una ragazza giovanissima di soli 21 anni. Gloria è stata informata attraverso gli screenshot di questa conversazione e non si è fatta problemi a chiedere spiegazioni in studio. Riccardo ha deciso così di rendere pubbliche le conversazioni, mostrando il suo cellulare nel corso della registrazione di oggi e facendo leggere a Gianni il contenuto dei messaggi che, a quanto pare, non erano affatto compromettenti. Sta di fatto che, dopo l'ennesima discussione con Gloria, i due si sono ritrovati a prendere strade differenti e questa volta Riccardo ha deciso di chiudere definitivamente con la dama. Nel corso della registrazione di queste nuove puntate di Uomini e Donne del mese di febbraio, si è parlato anche dell'intervista rilasciata dal cavaliere al magazine della trasmissione, dove tra le altre cose ha attaccato la coppia composta da Ida e Alessandro. A tal proposito, stando agli spoiler diffusi da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi è intervenuta svelando che Ida Platano avrebbe chiesto di parlare con il suo ex fidanzato, per avere un confronto. Insomma, sembrerebbe che la dama siciliana non abbia gradito le frecciatine al vetriolo di Riccardo rilasciate in questa intervista e non si esclude che in una delle prossime registrazioni possa esserci un tanto atteso confronto in studio. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federico Nicotera è stato protagonista di due nuove esterne molto intense con Carola e Alice. A quanto pare, però, il tronista si sarebbe sbilanciato maggiormente nei confronti di Carola, dato che nel corso della loro esterna ci sarebbero stati più baci. In studio, però, Federico ha deciso di ballare con Alice, spiazzando un po' l'altra pretendente che non l'ha presa benissimo. Arnasta curacheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda. Ăsta e țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu meretate printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia paradisă.